Benvenuti fedeli follower della Fairy Family Film, ancora noi, anche se è la settimana degli Oscar, non siamo concentrati unicamente sugli Oscar perché oggi è uscito un film vagamente importante, noi l'avevamo inserito nella lista dei più attesi del 2020, stiamo parlando di Birds of Prey. O la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Esattamente, lasciando perdere le deliranti avventure del cinema in cui siamo andati, è successo di tutto. Sì, è stato, siamo qui a raccontarvelo per miracolo. Esattamente. Per miracolo. Parliamo del film, dividendo la recensione come sempre in due parti, non spoiler prima, spoiler dopo. Vi ricordiamo fin da subito di iscrivervi al canale, mettere mi piace, premere la campanella per essere aggiornati. Vi ricordiamo anche il link Amazon, siamo affiliati con Amazon, quindi abbiamo dei link nella descrizione che rimandano prodotti Amazon. Se li comprate, una percentuale del vostro acquisto andranno nella Fairy Family Film, quindi insomma sento ovviamente la maggiorazione del vostro prezzo, quindi fateci un pensiero. Se dovete comprare qualcosa su Amazon e volete farlo a partire dai nostri link, a noi fa molto piacere. Parliamo del film, iniziando a dire che è meglio di quanto ci aspettassimo. Sì, è una piacevole sorpresa, siamo andati lì con aspettative molto bassi per due motivi: Suicide Squad, perché Suicide Squad, che era un film diciamo per cui c'era invece un discreto hype perché sembrava una cosa diversa, alternativa, era invece stato un flop, una roba oscena, veramente oscena, cioè. E quindi c'era scarsa aspettativa perché ci sto qua, è il figlio minore di Suicide Squad, spin-off diciamo di Suicide Squad perché si concentra su uno dei personaggi di Suicide Squad, ovvero Harley Quinn, e quindi le aspettative erano scarse. Il materiale promozionale non sembrava eccezionale, e invece il film è una sorpresa perché in realtà funziona, prende, intrattiene, non è eccezionale, non è un capolavoro, non è, diciamo, anche non parlando di cinema in generale ma solamente dell'ambito dei cinecomic, non è il migliore che sia fatto, non è eccezionale, potrei diciamo dire tranquillamente senza problemi, nemmeno sforzarmi, hanno 10 altri film supereroi migliori di questo, però c'è anche tanta roba peggiore sui Suicide Squad, esattamente, e quindi insomma è davvero buono, è un film scimmiotto un po' Deadpool, esattamente, il modello è Deadpool, si rifà un po' quel tipo di cinema che gioca molto con lo spettatore senza entrare nei dettagli per evitare di fare spoiler, quindi molto divertente. Il film riesce e non riesce sempre a esserlo, funziona secondo me perché Harley Quinn è un personaggio che funziona all'interno del film, perché Margot Robbie lo interpreta molto bene, è un personaggio sgradevole, antipatico, e lei ce la fa benissimo, e lei ce la fa benissimo renderlo, però funziona nonostante l'antipatia, è un personaggio fuso fuori di testa. Sì, diciamo che il modello ovviamente, come ho detto, è quello di Deadpool, un film cazzaro con questo diciamo protagonista anti-eroico sopra le righe. Diciamo il risultato è buono, il problema secondo me è che non fa ridere come Deadpool. Uno dei meriti di Deadpool è che era un film che ti piaceva scompisciare dall'inizio alla fine, sia il primo che il secondo. Questo qua ogni tanto ci sono dei momenti in cui vedi che ci provano un po' troppo, cioè è come quando, non lo so, un comico fa la battuta e la prepara un po' troppo, non te la dice così quando non te l'aspetti, ma si vede che te la sta preparando, e ci sono dei momenti in questo film qua in cui cercano di esagerare, si vede che se stanno provando anche troppo a farti ridere, a coinvolgerti eccetera, però insomma sì, è un difetto, però non è una roba, diciamo, non è una roba in oscena. Deadpool contava probabilmente, e anzi contava molto, ed era gran parte del motivo per cui faceva ridere, la sboccataggine del personaggio, l'estrema violenza, ovviamente cartonata, si vedeva che era finta, però era estremamente violento, perché era un film che aveva un certo tipo di rating, quest'altro film non ha quel tipo di rating, quindi un po' meno sboccato, un po' meno violento, anzi molto meno violento, e quindi per quello scimmiotto un po', vuol fare un po' Deadpool senza riuscirci appieno. Probabilmente avessero dato, che ne so, vietato ai minori, sarebbe potuto venire fuori una cosa un po' in linea con Deadpool, e quindi probabilmente migliore. Però insomma, roba buona, se in questi giorni qua dovete andare al cinema, siete indecisi, insomma, se dovete scegliere un cinecomic da vedere quest'anno,
questo qua è un prodotto sicuramente non ci vedrete spesso promuovere, esatto, un cinecomic, quindi approfittate alla faccia di quelli che dicono che noi siamo prevenuti. Non siamo prevenuti, questo film ci è piaciuto, avevamo scarse aspettative, ma ci è piaciuto, alla faccia vostra. Ok, tagliamo questa parte, esattamente. Consueti 2 secondi, perché la parte non spoiler è finita. 1 e 2, iniziamo a fare spoiler. Ian McGregor muore! Ian McGregor, che è il cattivo. Sì. Cattivo un po' fiappo, sinceramente. Sì, sì. Mi interessava di più il suo secondo, il suo braccio, diciamo, che era schizzato con un so cosa. E un po' fiappino Ian McGregor, ma nel senso, cioè in un film di cattivi, fare il cattivo dei cattivi... Sì, è un po', diventa un po' complicato. Esattamente. È una... fiappo, ma non mi ha pesato troppo. No, non pesa troppo, no, il fatto che più che altro perché comunque il cattivo non funzioni troppo. C'è un McGregor che, anche se è un personaggio abbastanza bidimensionale, riesce a darci comunque uno spessore, perché è un grande attore, e quindi comunque anche con poche cose, anche con pochi sguardi, gesta, versetti, riesce comunque, diciamo, a dare uno spessore che di per sé il personaggio non ha. Questo film avrebbe potuto distinguersi un po' da Deadpool proprio nella parte finale, laddove Deadpool diventava praticamente un personaggio buono che giocava con i buoni. Harley Quinn poteva, diciamo, cercare di fare Deadpool ma distinguersi in senso buono proprio se fosse rimasta cattiva fino alla fine, e possiamo dire che è quello che è successo a grandi linee, perché non cambia Harley Quinn. Diciamo che è un personaggio molto particolare, perché non è effettivamente cattiva quanto pazza, e la sua pazzia la porta a fare tutto quello che le passa nella testa, cose cattive e cose buone. Però ecco, rimane in linea questa sua pazzia fino alla fine, quando sostanzialmente, diciamo, tradisce le amiche, quelle che l'hanno aiutata a salvarsi, a salvare la bambina, la ragazzina, e se ne fa con la ragazzina e col diamante. Sì, diciamo, una delle cose che ho apprezzato, perché uno dei problemi di Suicide Squad era che io questa team di super cattivi che in realtà erano non buoni, erano buoni e combattevano contro un cattivo, e quindi c'è una roba più tradizionale scontata di questa, non poteva esserci. Qua invece ha dei personaggi che sono diversi. Quello che succede nel finale è che le Birds of Prey alla fine sono le tre: la poliziotta, la figlia del mafioso, esattamente, e Canary. Esattamente. Ci sta, perché erano quelle le tre anche che moralmente avevano un senso comunque della giustizia. Harley Quinn non ce l'aveva. Harley Quinn è psicopatica, ed è giusto che non entri nei buoni, non vada a combattere il crimine, perché lei dovrebbe andare a combattere il crimine, non avrebbe avuto senso, e quindi è giusto, come hanno fatto, che lei, diciamo, segue e continua la sua strada e si unisce. Però, diciamo, qui c'è un po' l'evoluzione del personaggio, perché comunque è giusto che il personaggio si evolva, si unisce alla ragazzina. Sì, è più la ragazzina che si unisce a lei. Esattamente, cioè, lei non, cioè, la prende come buona apprendista, e la questa è una bella evoluzione. Una cosa secondo me apprezzabile nel film è il fatto che non facciano vedere assolutamente Joker. Sì. Io a un certo punto me l'aspettavo, e mentre me lo aspettavo dicevo sì, speriamo che lo facciano vedere, perché sarebbe figo, perché Joker è figo, un bel personaggio. Poi man mano che andava avanti il film, però si sentiva sempre meno il bisogno. Sì, cioè, se fosse comparso Joker alla fine avrei detto, cioè, mi avrebbero rotto un po' il film, perché hanno fatto vedere questi personaggi femminili in grado di cavarsene in tutte le situazioni. Se avessero fatto vedere Joker che alla fine risolveva le cose così, in una scena dove dite le cose eventualmente sì, fuori dal contesto, ma entrare all'interno della trama no, avrebbe rotto probabilmente il senso di tutto il film. Sì, anche tutta la parte iniziale comunque è in qualche modo Harley Quinn che deve, diciamo, separarsi da lui, deve, diciamo, lasciare andare questo legame, quindi poi ributtarlo. Si sono appena separati. Anche all'inizio mi aspettavo che prima o poi comparisse, però poi man mano che guardi il film capisci che in realtà non c'è bisogno di lui, e farlo entrare nel film sarebbe stato, diciamo, un po' molto o fan service o comunque un molto po' molto Batman, buttando dentro Batman mezzo secondo a caso. E poi sì, come dicevi, è un film femminile, ed è un film, diciamo, che riesce, diciamo, ad essere un film femminile senza essere didascalico, pesante, senza sottolinearti le cose, che era stato un po' un problema che avevamo messo in evidenza nella nostra recensione di Captain Marvel, che invece era molto molto didascalico, sottolineava attenti, pesante, qua c'è un protagonista femminile, quindi quello che fa lei vale di più, eccetera. Qua invece no, sono delle donne, ma sono donne assolutamente credibili, non sono, cioè, sono persone realistico, ok? C'è Harley Quinn, capitemi,
all'interno comunque del film del cinecomic, però non ti fanno dei personaggi che ti mettono sul piedistallo, ma dei personaggi comunque che si sporcano le mani, moralmente questionabile. Questa è una cosa sicuramente, sicuramente apprezzabile. Noi non apprezziamo le cose, diciamo, didascale, in un senso nell'altro, esattamente, prendiamo dei sessisti, qualsiasi, qualunque sia nell'altro. Il contesto, per noi un film deve raccontare una storia, non farti una lezione, non farti una lezione. Questo film qua ti racconta una storia in cui, diciamo, la componente femminile è solamente una parte di questa storia. Uno semmai deve ricavare la lezione dalla storia raccontata, non te la devono buttare in faccia. Precisamente. Siamo arrivati in fondo a questa recensione, il film ci è piaciuto, sì. Il film ci è piaciuto abbastanza, più di quanto credessimo, quindi andate a vederlo, ricordatevi di mettere mi piace a questo video, di iscrivervi al canale e di premere la piccola campanellina, perché tra pochi, pochissimi giorni, entriamo nel vivo. Ci sono gli Oscar, raga, domenica, ci sono gli non Oscar. Non perdetevi i nostri appuntamenti, esattamente. Ci sarà a divertirci, lo speriamo, la notte degli Oscar, altrimenti ci addormenteremo. State con noi, che non sbagliate mai. Esattamente. Ciao a tutti.